Allora, eccoci, ci troviamo a Salto, siamo sopra le alture di Recco, in una casa antica che è stata ristrutturata negli anni e rimessa tutta quanta a posto. Allora, qui siamo dalla porta d'ingresso ed entriamo nella zona giorno. La palazzina è una villetta libera su tre lati e su tre piani, che si sviluppa su tre piani. Allora, qui abbiamo appunto una panoramica della zona giorno, quella lì alla nostra sinistra è l'ingresso e quella davanti a noi è la cucina vista, diciamo l'angolo cottura, con a destra una dispensa. Di fronte a noi abbiamo il camino, ovviamente funzionante, e l'esposizione è molto bella perché espone tutta verso sud. E abbiamo anche in lontananza la vista del mare, che adesso andiamo a vedere. Questa terrazza fa parte dell'appartamento, poi andiamo a vederla dopo. Quindi siamo immessi nel verde, siamo al sole, siamo con un'ottima esposizione. Quindi il piano terra è composto dall'ingresso di fronte a noi, la cucina a vista, la dispensa e questa zona giorno molto caratteristica con il camino, travi a vista di legno sul soffitto e qui abbiamo un primo bagno. Questo è attrezzato così, poi sopra abbiamo il secondo bagno adibito per le camere da letto. Facciamo una panoramica appunto della zona giorno e ci portiamo adesso attraverso questa scala al piano di sopra. Al piano di sopra dove abbiamo un secondo ingresso, quindi eventualmente si potrebbe dividere in due appartamenti. Questo è un ingresso autonomo, indipendente. E siamo, questa è la diciamo il piano superiore, il piano delle camere. Qua per ora è stato lasciato aperto, chiudendolo questa diventerebbe una terza camera da letto. L'esposizione è la stessa che abbiamo visto da sotto, in pieno sole, in pieno sud. Questa è la porta d'ingresso e questa è il disimpegno con la propria stufa a legna con ronfò. Poi abbiamo la camera matrimoniale, una camera singola e il bagno che è attrezzato di vasca. Quindi ripetendo, camera, bagno, camera, disimpegno o seconda zona giorno o terza camera da letto con proprio ingresso indipendente. Torniamo verso la zona giorno, ripercorrendo la scala. E passando dall'esterno, non collegata, adesso andiamo a vedere la cantina, il piano sotto e l'esterno. L'esterno è composto da un terreno di circa 1000 metri quadri. Si arriva da questa pedonale, siamo circa 70-80 metri dalla strada principale e qui siamo appunto sulla parte esterna. Qua sono le fasce che poi andiamo a vedere che si proseguono per parecchio, sono la parte esterna è molto bella. Le parti comuni sono molto in ordine, questo è l'esterno della casa, questo è l'accesso e ora andiamo a vedere quella che è la cantina. Tanto che
siamo qui, guardi, facciamo una panoramica degli esterni. C'è un terrazzo molto ampio con tutta l'esposizione verso sud, quindi al sole tutto il giorno. Adesso ci portiamo all'interno della cantina, una cantina attrezzata col proprio camino, perfettamente funzionante ovviamente, che è stata tenuta appunto molto rustica, molto carina, tutto il gusto antico, tutti i muri a pietra a vista. E qui siamo appunto a sud, come poi tutto il resto della casa. Di fatto sono tre piani identici di circa 50 metri quadri. Questa appunto è la bella terrazza che vedevamo prima, facciamo una panoramica e adesso ci portiamo, andiamo a fare un giro su quello che è lo spazio esterno. Appunto abbiamo questa terrazza molto grande e poi abbiamo le fasce con parecchi ulivi, frutta, alberi da frutta, e appunto questi qua sono circa 1000 metri come dicevamo. Là in fondo abbiamo anche una casa degli attrezzi, queste qua sono tutte fasce di proprietà, i muri sono stati tirati su nuovi, sono in cemento armato, questi qua sotto, questa è la casa da fuori, andiamo a vedere ancora questa fascia qua, perché comunque è grande, vale la pena di essere vista, tanti ulivi, albicocco, ciliegio, fichi. Ecco, fino là in fondo la proprietà. Appunto distiamo circa un centinaio di metri dalla strada dove poi si parcheggia e poi si accede pedonalmente fino a qua. Eccoci, e qua direi che possiamo terminare il nostro giro, possiamo guardare ancora un attimino l'esterno della casa, che si vede che è tutto molto in ordine, e qua terminiamo il nostro giro.